Ragazzi, allora, spiegazione del perché sono in bagno. Intanto, perché nel finale ci siamo cagati addosso. E ok, seconda cosa, perché mi sono svegliato, ho visto gli highlights, e l'unica stanza dove posso fare il video in questo momento è il bagno, perché gli altri dormono e non vorrei svegliarli. E andiamo, ragazzi, e andiamo, come direbbe Walter. E ora i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo, ale ale. Allora, parliamo. Io ieri sono andato a vedere Killers of the Flower Moon, durava 3 ore e mezza, me le sono godute, però purtroppo c'era il Padova. Sapevo, calcolando, che quando stava per finire il film, il Padova stava per iniziare. E quindi, quando è iniziato il Padova, io non si fanno queste cose, ma per il Padova l'ho fatto. Ho acceso il telefono, in muto, ovviamente, in muto. Ho guardato sia il film sia il Padova. Però, ad un certo punto, ho detto, Madonna, che noia. Cioè, veramente, i primi minuti, niente, niente. Solo l'Arzignano che ci stava distruggendo a suon di possesso palla e occasioni, e quindi ho spento. E quindi ho spento. Ho guardato i primi 25 minuti e mi è bastato. Stavo guardando il film, ma al 18esimo ho visto quella cosa e ho detto: ok. Mi si era per un attimo fermato il cuore, e Donnarumma, gli può capitare anche a lui qualche uscita a vuoto, qualche papera. Madonna di Dio, ieri l'ha fatta e per fortuna ci ha graziato. L'Arzignano non ha segnato. Aveva perso il pallone lì così. Mamma mia, per fortuna non ne hanno approfittato. Comunque, ragazzi, male, i primi minuti male. Poi io, ragazzi, purtroppo la partita tutta non l'ho vista, ho visto gli highlights, per questo in onestà ho guardato gli highlights e ho fatto il video, sennò potevo fare il video direttamente ieri, ma non avrei potuto raccontare tutto perché non avevo visto i gol non li avevo proprio visti, a parte il loro l'ho visto. Infatti Mustang mi ha detto che porto sfiga. Perché nel momento in cui ho iniziato a guardare, 10 minuti dopo è arrivato il rigore, che tra l'altro voglio spezzare una lancia in favore di Crescenzi, perché secondo me i miei colleghi hanno detto che è stato Crescenzi, quindi non lo so, loro hanno visto la partita, io no. Però dagli highlights e io dal fermo immagine mi sembrava Bianchi quello che faceva il fallo, quindi non lo so, secondo me era fallo di Bianchi. Anche il telecronista, quello che commentava l'highlights, ha detto che era Bianchi. Se non era Bianchi ma era Crescenzi, ho detto io una stronzata. Se era il contrario, volevo correggere i miei due colleghi, che nei loro video hanno detto che è stato Crescenzi a fare quel fallo. Fatto sta che rimane un fallo da cretino, scusami il termine, se sei stato Bianchi o Crescenzi, però il pallone stava uscendo in orizzontale. E tu, come un trattore, sei andato a tranciare il giocatore avversario dentro l'area, rigore netto. Rigore netto, anche senza il VAR, quel rigore lo danno sempre perché è netto, ragazzi. Anzi, non sempre, perché se lo subivamo noi forse non ci andavano. Perché va bene così. Fatto sta che siamo dei polli sullo 0-2. Tu devi sempre metterci qualcosa, il pepe, per farci soffrire gli ultimi minuti della partita. Tanto che dopo hanno dato anche 6 minuti di recupero a voglia. Abbiamo passato un quarto d'ora lì così, perché avevamo paura che ce la pareggiassero e sarebbe stato il terzo pareggio di fila. Con il Mantova che aveva vinto al 91esimo la sua partita, che quindi era sopra di noi. Nel caso pareggiavamo, nel caso pareggiassimo, scusate, non so parlare in italiano, alle 7:37 del mattino. E niente,
niente, ora vi racconto invece, andiamo a ritroso, arriva quel rigore, ma però arriva, ma però non si dice, non so parlare in italiano, però arriva l'episodio che cambia la partita. Fallaccio, fallaccio di Casini, che mette nei casini veramente Arzignano, doppia ammonizione, espulso, Arzignano in 10 e lì iniziamo un po' a macinare. Poi la vince Torrente con i cambi. Entra Favale, serve un cioccolatino col sinistro. Bortolussi di testa fa il quarto di fila, se non sbaglio, il quinto in campionato e andiamo in vantaggio. Borto, non fermarti più, ti prego, ti prego. Poi altro cambio azzeccato, Kirwan, capelli spostati in avanti perché abbiamo comunque un'emergenza in attacco. Capelli nell'intervista l'ha detto che ha fatto anche la seconda punta, l'ala d'attacco. Non so in che ruolo fosse, ma va bene così. Kirwan in mezzo a tagliare tutta l'area e capelli col piattone. Capelli, capelli. Col piattone a battere di nuovo il portiere dell'Arzignano. Dal Molin finisce 1-2 e noi siamo ancora la capolista. Martedì contro il Renate a Leugano e poi tra 6 giorni il derby al Menti, se non sbaglio, contro il Vicenza, che è sotto di 6 punti. Dobbiamo continuare così, non dico altro perché il Mantova comunque è lì, a un punto e le altre a 4. E il Vicenza a 6. I tuoi colori sventolano, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo, ale ale. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social e noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, perché oggi escono altri video, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi.